Il nome è impronunciabile, ma in sostanza è un altro clone del Galaxy S8. Esteticamente ci siamo più o meno. Meizu S8 prova in ogni modo a riprendere le linee del Galaxy S8 e a tratti ci riesce. Sia chiaro, i materiali sono tutti plastici, non c'è nulla di premium. Il retro si riempie di impronte digitali senza una precisa fine e il sensore di impronte digitali funziona male. Ci sono evidenti difetti di costruzione, in alcuni punti il vetro è stondato male, il profilo in finta alluminio è tagliente. Ma almeno non si sentono scricchioli strani e si maneggia abbastanza bene. Il display è chiaramente il suo punto forte. Forse è l'unico aspetto riuscito di questo device. Il display è un 6.1 pollici IPS 18 noni dalla risoluzione Full HD Plus. Un bel display sopra la media degli smartphone low cost senza ombra di dubbio. Agli angoli tondi, la calibrazione dei colori è vivace e si legge bene sotto la luce del sole. Peccato per la parte audio, davvero, perché questo poteva essere il classico smartphone da utilizzare per vedere Netflix, YouTube, ma la qualità audio è talmente pessima che obbliga all'utilizzo in cuffia. Non che la qualità via cavo sia alta, ma sempre meglio dell'audio emesso da questo speaker pessimo, graffiante e fastidioso. Poi c'è Android Stock in versione Nougat, ma le applicazioni sono quelle di Android di 3-4 anni fa, quindi vanno tutte disabilitate e aggiornate con la Google Apps. Anche mettendo le mani sul software, aggiornando le apps, sistemando i permessi, non si può sfuggire ad una triste verità. Questo software è la fiera dei bug. Chiudendo un occhio, o forse due, le prestazioni non sono malissimo. Per un tipo di utilizzo molto basic, questo Meizu S8 è ok, solo ok. Sebbene ci siano 4 GB di RAM, tenere le app aperte e multitasking è un sogno. Ricapitolando, ottimizzazione software assente, batteria che scende a picco e smartphone sempre tiepido. I mAh a disposizione sono 3300, ma non ci permettono nemmeno di arrivare alle 18. La ricezione invece non è male, c'è la banda 20 e la qualità in capsula è onesta per un orecchio non troppo attento. La dual camera è palesemente fake, sono 13 più 5 megapixel per replicare l'effetto bokeh simulato, ma in realtà il software sfoca tutta l'immagine tranne al centro. L'esperienza di scatto è lentissima, la messa a fuoco sembra impazzita e l'esposizione è sempre sbagliata. In ogni caso, i selfie con la camera frontale da 5 megapixel si salvano, tutto il resto è ampiamente sotto la sufficienza. Giorno e notte, foto, video, non c'è differenza. La fotocamera è scarsa. Ok, tante ombre e poche luci per Meizu S8. Prestazioni sono oneste, ottimizzazione software assente. Tanti piccoli bug quotidiani e durata della batteria che paga dazio. Anche la fotocamera non convince, ad onor del vero, solo il display da 6.1 pollici in 18 noni è realmente sopra la media degli smartphone low cost e anche qualcuno di fascia media. C'è da tenere in considerazione il prezzo che oscilla tra i 120 e i 160 € in giro fra vari rivenditori cinesi. Ed è vero, nessuna grande pretesa per questo prezzo, qualcuno potrebbe ancora andare in giro per negozi fisici e trovare smartphone altrettanto sceni per un prezzo simile. Qui però c'è la sensazione di portare a casa solo un display perché tutto il resto manca. Bene, anche per oggi ho concluso. Vi ricordo che su techzilla.it trovate la recensione scritta di questo smartphone che sta impazzendo adesso e ci sono molti più dettagli lì. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like qui sotto o anche un commento. Ciao e alla prossima!